Vincenzo Postiglione, pasticcere dal 1982, titolare della pasticceria Le Plaisir a Quarto. Preferisce mangiare i dolci alla frutta, è famoso per la mousse al cioccolato. Dice di sé che è troppo tifoso del Napoli. Tradizioni natalizie napoletane in cucina. Siamo in compagnia di Enzo che ci illustrerà la preparazione di un dolce il cui nome è tutto un programma. Stiamo parlando del divino amore. Allora, il procedimento è mettere lo zucchero e acqua, metterlo sul fuoco e portarlo a 118 gradi. Nel frattempo, mandorle pelate, metterle nel cutter e farle raffinare a farina. Adesso le hai messe nel cutter, ma va bene anche un frullatore o un bimby? Sì, un bimby va benissimo. Una volta portato a 118 gradi lo zucchero, si versa nel cutter e amalgamare tutto. Il risultato della pasta, già avendola pronta, è questa qua. In questa qua gli andranno aggiunti gli ingredienti per poter fare il divino amore. Per poter portare a termine. Che sarebbero? Altri ingredienti sarebbero una parte di zucchero, va mescolata. Quindi mescoliamo lo zucchero alla pasta che abbiamo ottenuto precedentemente. La pasta è molto compatta. Sì, questo l'ha fatto lo zucchero cotto. Ha dato possibilità alla pasta di essere molto compatta. Enzo, senti, ma questo nome Divino Amore, ho fatto un po' di ricerche sull'etimologia di questa parola e pare che insomma i maestri che decidono di preparare questo tipo di dolce siano molto molto amanti del gentil sesso. Questi maestri che hanno dato il nome a questo dolce erano e sono delle persone molto molto furbe, perché li disprezzano alle loro donne prima di fare l'amore. Così li addolcivano un po'. Spero che la tradizione continui a essere tale, perché ne farò uso anch'io, sinceramente. Enzo, c'è bisogno di impastare molto a lungo? Sì, come capiamo quando? Dare possibilità che lo zucchero si amalgami alla pasta. Una volta che si è amalgamata, si mettono il resto degli ingredienti. Ecco qua, in questo caso, senza che aspettiamo che si aggiunge qualche uova, mettiamo vanillina, un po' di aroma e per fine mettiamo dei canditi all'arancia. Come aroma tu che cosa consigli di utilizzare? Diciamo che è facoltativa, perché comunque io personalmente uso mettere aroma d'arancia. Poi ci si può mettere mille fiori. Insomma, è facoltativa. È una scelta, diciamo, molto personale. Diciamo che avendo dei canditi all'arancia all'interno, si preferisce mettere una pasta d'arancia all'interno. E questo procedimento deve essere effettuato necessariamente a mano? Sì, è preferibile a mano. Adesso è quasi completo. Siamo arrivati al risultato desiderato. Ha un bel colore, poi si differenzia molto da altri dolci tipici napoletani. Rispetto ad altri tipi di dolci natalizi, rispetto al Rocco Commos, c'è cioè completamente diversa la tipologia del dolce in essere. Ecco, adesso inizio a preparare, scusa, facciamo dei filoncini. E anche qui, quanto deve essere pesante più o meno ogni pezzo che poi andrai a staccare? 25-30 grammi, non di più, perché è abbastanza piccolino. Deve essere una pallina piuttosto piccolina. Una pallina, sì, facciamo dei filoncini piccolini, dopo vi faccio vedere il resto perché ho le mani che attaccano. È complicato? No, è semplicissimo. È che io avevo le mani troppo appiccicose. Abbiamo quasi completato la teglia.
Ci siamo quasi. La preparazione è quasi terminata, ma manca ancora un piccolo particolare. Sì, ecco qua facciamo dei gobbetti ai bastoncini preparati prima. Come mai queste piccole gobbe? Allora, questo qua per dare un rialzo all'impasto, per dare una forma diversa. Non l'ho fatto prima perché avendo le mani appiccicose attaccava la pasta alle dita. Ecco qua, ci siamo quasi. I nostri maestri pensano a tutto. Ecco qua, ultimato, mettiamo a forno. Macinare un chilo di mandorle a farina, preparate un caramello con un chilo di zucchero e 300 g di acqua a 118 gradi. Mischiare la farina di mandorle ed il caramello. Aggiungere al composto 200 g di cubetti d'arancia, il millefiori e la vaniglia. Amalgamare il tutto con due uova e formare con l'impasto dei piccoli ovali. Mettere su una teglia e creare con le dita delle piccole gobbette. Infornare a 200 gradi per 10 minuti. Lasciate raffreddare e poi immergeteli nel cioccolato bianco e lasciateli ad asciugare. Tolto il divino amore dal forno e lasciato un po' a raffreddare, abbiamo ancora un'ultima operazione da compiere. Ecco qua, sciogliamo del cioccolato che il nostro amico ci fa vedere, immergiamo il divino amore e con l'aiuto di una forchetta alziamo e l'appoggiamo in una teglia. E ripetiamo poi questa operazione. Vuoi provare anche tu qualcosa? Dicevi? No, dicevo, vai a occhio per quanto riguarda il cioccolato che fai. No, il cioccolato, pure va temperato. Non deve superare i 29-30 gradi il bianco. Questo qua è un lavoro di pazienza. Molta pazienza e bravura. E abbiamo appena terminato quindi di immergere nel cioccolato tutti i pasticcini, ma si possono già mangiare? Ancora no, 5 minuti in frigo a più 4 e sono pronti. E che dire, questa volta il divino amore si fa attendere.